Allora, senatrice, tecnici, clinici, rappresentanti istituzionali, pazienti e medici, aziende farmaceutiche, tutto questo è il valore dell'alleanza nell'ambito delle malattie rare. Quando abbiamo lanciato l'Alleanza per le malattie rare nel 2013, avevamo profondamente chiaro che davanti ai malati, malati rari, magari malati emofilici, non sono propriamente malati rari, però sono malati che richiedono una rete di aiuti che sicuramente ha la sua valvola, diciamo, principale di sicurezza nel farmaco, no? Cioè la medicina giusta per il paziente giusto nel momento giusto. Ma la medicina è una condizione necessaria, ma non sufficiente. L'alleanza serve a creare all'interno dell'associazione dei malati con emofilia, in collaborazione con quelle che sono anche altre associazioni che si occupano di malati e quindi tutelano il diritto dei malati a parlare loro in prima persona. Noi diciamo sempre far parlare i malati, parlare con i malati, ma non parlare al posto dei malati. E poi serve un osservatorio che conservi un monitoraggio costante e continuo sulle novità di tipo farmacologico, di tipo sociale, tutte quelle che si possono immaginare come strutture di supporto. E certamente le istituzioni, in questo caso l'Intergruppo delle Malattie Rare, perché laddove è necessario sappia prendere le decisioni opportune a migliorare la qualità di vita di queste persone. Il governo dal 2014, da quando è scaduto il Piano Nazionale delle Malattie Rare, non ha più fatto nulla per lanciare il nuovo Piano delle Malattie Rare. È importantissimo perché lì dovrebbe esserci contenuto per ogni malato tutto ciò di cui lui ha bisogno, la prima diagnosi, la necessità di rivedere la prima diagnosi, perché spesso nel 40% dei casi si tratta di diagnosi sbagliate, e quindi la possibilità di avere una seconda opinione che permetta di fare chiarezza, ma dovrebbe esserci contenuto poi tutta la proposta terapeutica fatta di farmaci specifici, fatta di farmaci off-label, fatta di farmaci utilizzati ad uso compassionevole, tutti i farmaci che esistono, che sono stati inventati, che in qualche modo danno garanzie, tutti questi farmaci devono essere resi disponibili per i malati. E poi certamente c'è la grande esperienza che deriva nella vita associativa da soluzioni che hanno trovato altri pazienti, altre famiglie, eccetera, che possono diventare patrimonio comune di tutti.